Ciao a tutti ragazzi, qui è Giuetta del Santa e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con la gallina pilota su Formula 1 2022. Siamo qui signori in Belgio, qualifiche sotto la pioggia e poi 11 giri infernali. Prima di iniziare però io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per continuare a supportare questa bellissima serie. Ormai mancano pochi episodi alla fine, quindi mi raccomando non abbandonate questa carriera proprio sul finale. E vi ricordo anche, come avete visto anche dalla schermata iniziale, che martedì 27 settembre alle 14:30 su questo canale inizieremo la prima carriera ufficiale su FIFA 23. Questa carriera qui invece finirà il 26 settembre. Facciamo subito un piccolo recap per quanto riguarda la classifica, perché comanda George Russell con 245 punti. A seguire la coppia di fuoco, i gemelli diversi, GM7 e Max Verstappen, 183 e 182 per Max. Ho aumentato un po' la difficoltà e qualcuno mi dirà: Giuse, ma stai facendo schifo, aumenti la difficoltà? Perché? Perché su questa pista ho fatto dei tempi abbastanza carini nelle prove libere e quindi ho detto perché no, perché non osare. Ormai siamo alla fine di questa serie e quindi se bisogna usare bisogna farlo adesso. Quindi difficoltà leggermente più alta rispetto all'ultimo video. L'ultima volta abbiamo vinto, vediamo quello che riusciamo a fare in Belgio. Ho una strategia, però ve la dico dopo. Andiamo alla Q1. Intanto c'è scritto qui che dovrebbe piovere sia nella Q1 sia nella Q2 e nella Q3. In questo momento vediamo che comunque per 5 minuti dovrebbe tenere il meteo, quindi io direi anche 10 minuti, 5, 10, cambiano i tempi, io non lo so. Devo ancora capire come capire le condizioni della pista. Comunque, gomme nuove, ovviamente, scendiamo in campo, cerchiamo di fare un solo giro per andare direttamente in Q2. Altro che pioggia qua, qua c'è un sole accecante, non c'è neanche una nuvola. Ma com'è possibile? Ma scusatemi, ma chi è che fa le previsioni qua? Intanto giro veloce per Leclerc con 1.47.0. Porca vacca, io nelle prove libere non sono mai sceso sotto l'1.47. Ho fatto 1.47.2, il mio miglior tempo nelle prove libere. Ci avviciniamo signore al traguardo e 1.45.5. Cosa? 1.45.5, incredibile. Ragazzi, pazzesco GM7, letteralmente pazzesco. Ci supera Russell però. Ragazzi, Russell è il mattatore di questa stagione, incredibile. Ci supera di poco, ma comunque ci supera. È un tempo che ci soddisfa, quindi possiamo andare direttamente alla Q2. Ci supera anche Leclerc, mamma mia, di un millesimo, incredibile. Si avvicina anche Verstappen, però comunque signori, il primo tempo resta comunque buono. Gomme comunque su questa pista molto lunga completamente usurate, cioè abbiamo fatto solo un giro, praticamente perdiamo 7 decimi, incredibile. Mettiamo le gomme nuove. Mentre sto per iniziare il giro signori, ho una domanda per voi: perché nelle qualifiche non posso gestire l'ERS io completamente? Perché non lo posso fare? Cioè guardate qua, io lo potrei attivare e avere uno sprint incredibile. Comunque sta piovendo, ho visto degli schizzi. Attenzione, occhio, perché se piove questo potrebbe essere il giro valido per andare in Q3. Bel giro ragazzi anche per Hamilton, è un giro che comunque non ci preoccupa. Che qui una bella scarica di ERS sarebbe l'ideale. 1.45.4 ragazzi, ancora mio tempo per GM7 che torna al garage. Dovrebbe bastare, dovrebbe assolutamente bastare. 4 decimi da Hamilton, 9 decimi da Max Verstappen. Ragazzi veramente, cioè ho aumentato anche la difficoltà rispetto all'ultimo video. Evidentemente in questa pista GM7 si esalta, non lo so. Gli altri comunque non provano neanche perché sta piovendo e di conseguenza i tempi sarebbero tutti quanti superiori. Clamorosamente Leclerc non riesce a superare la Q2, incredibile, 14esimo Leclerc. Allora, in automatico mi hanno messo le gomme da bagnato, però se metto le gomme intermedie recupero 7 decimi. Allora io direi di mettere le gomme intermedie e di fare subito un giro. Mi dicono che però non ho le gomme idonee, ma com'è possibile? Allora, più passa il tempo e più recuperiamo secondi, decimi anzi, con le gomme da bagnato. Ho un'idea, prova ad avanzare con il tempo, vediamo come cambia la pista. Sì, adesso sì. Adesso che ho aspettato un po', mi consigliano le gomme da bagnato. Ok, mamma mia, è tosta ragazzi, Ci sono anche queste incognite e bisogna vedere adesso come si asciuga la pista. Cioè, bisogna vedere un po' quello che succede nei prossimi 10 minuti, perché ovviamente se le gomme intermedie diventano poi quelle più ideali, più idonee, poi ci tocca praticamente buttare questo giro, ecco. Aia, 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 aia. Cavolo, ragazzi, in quel tratto di pista bisogna frenare. Porca vacca, con le gomme soft e tutto il rettilineo me lo faccio con il gas a 1000. Invece adesso mi dicono di frenare con le gomme da bagnato. Incredibile, raga, non lo sapevo, non lo sapevo. Cavolo, io quel rettilineo lì lo faccio a 1000 all'ora, porca miseria.
Intanto mancano già 4 minuti. Attenzione perché forse non riusciamo a fare un altro giro. Ragazzi, porca di quella miseria. Credo sia quasi impossibile fare un altro giro a questo punto. Forse era meglio aspettare un po'. Non lo so ragazzi, non lo so capo. Non mi sono reso conto perché devo pure calcolare il tempo che ci mette la macchina per riandare in pista. Che io faccio giro veloce, però ovviamente il gioco mi simula la parte in cui il mio GM7 entra dentro. E si fa tutto un primo giro senza praticamente correre. Ho fatto comunque un ottimo secondo settore. Lo faccio sempre bene il secondo settore. Fucsia. Abbiamo recuperato qualcosina nella seconda parte. Peccato per quell'errore all'inizio. Il tempo è 1.59.7. È il miglior tempo. Però mi sa che non ho tempo per fare un altro tentativo. Quindi vado subito ai box. Vediamo i tempi degli altri. Quasi sicuramente verremo scavalcati. Mancano 60 secondi. Non ce la faccio ragazzi. Non ce la faccio in questo momento. Siamo ancora primi di pochissimo. Ma praticamente tutti quelli sotto stanno facendo il giro veloce. Io non riesco ad entrare. E mancano 30 secondi. Vediamo un po'. Andiamo fino alla fine. E super, 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 super GM7 pole position. Bravi, bravi tutti. Bravi di poco ragazzi. Di poco perché Hamilton è attaccatissimo. Anche Sergio Perez ottimo giro. E attenzione, perché non c'è George Russell. E questa potrebbe essere una grande opportunità per GM7. Tutto pronto ragazzi, ci siamo. Siamo qui in Belgio, finalmente splende il sole. E siamo pronti, carichi, per fare una grandissima gara. Voglio vedere la griglia di partenza, signori, perché Super GM7 è in pole position. Però voglio vedere la posizione di Russell. Ottimo sesto posto per Norris. Anche Mick Schumacher ottavo, anche Magnussen settimo. George Russell dodicesimo. Leclerc tredicesimo e Sainz si è beccato la penalità. Allora, secondo me ragazzi, Russell ha avuto qualche problema quando la pista poi si è bagnata e quindi secondo me non è riuscito a fare il tempo nella Q2. Comunque, per quanto riguarda la strategia, signori, io direi di abbassare ovviamente il carico del serbatoio, facciamo 11.5. E per quanto riguarda invece la strategia, signori, qui bisogna un attimo capire come fare, perché qui significherebbe praticamente spaccare la gara in due. Potremmo fare, potremmo infatti recuperiamo qualcosina. Potremmo fare la sosta dopo 4 giri, abbiamo visto anche l'usura delle gomme soft veramente clamorosa nei giri di qualifica. Quindi potremmo ragazzi fare 4 e 7. Potremmo addirittura anche volendo magari provare a mettere una gomma bianca. Però perdo qualcosina, quindi niente, soft e poi gomma gialla. Ed è tutto pronto signori. Mi sono preso 30 secondi per ritrovare la concentrazione come sempre. Attivo subito l'ERS. Attenzione perché sarà fondamentale la partenza. Sarà fondamentale la partenza per GM7, che deve subito mettersi sulla sinistra. Vediamo se ce la fa. Si mette a sinistra GM7 per poi fare la curva all'interno. Oh, attenzione. Mamma mia, bandiera gialla subito. Non so se ho fatto un disastro, non so se ho fatto qualcosa. Non lo so, subito safety car, incredibile. Incredibile, subito safety car, clamoroso. Clamoroso, clamoroso, clamoroso. Ragazzi, io mi sono buttato all'interno. Pazzesco, subito, safety car, inizio shock. Forse è stata colpa mia, anzi, è stata colpa mia. Raga, non l'ho fatto apposta, porca miseria. Incredibile, inizio shock. Ma io ho un'idea. Se andassimo adesso in box con gomma bianca, raga, lo facciamo. Dai, bandiera, ciao, ciao che mi saluta quello con la bandiera. Ragazzi, lo facciamo. Gomma bianca per 11 giri. Potrebbe durare, Ci voglio provare, ragazzi. Lo sapete che io sono pazzo. Accelero, ragazzi, accelero, così magari sono uno dei primi ad andare. Oh mio Dio, stiamo attenti. Accelero, ragazzi, accelero, accelero, accelero. Ci proviamo. Sapete che a me piace fare queste cagate, no? Però secondo me ci sta. Alla fine, raga, devo imparare sbagliando, cioè, capito? Quindi secondo me ci potrebbe pure stare come idea. Alla fine loro dovranno fare tutti quanti un pit stop, noi no, e tiriamo dritto con le gomme bianche. È stata anche colpa mia la safety car, quindi prendiamoci questa responsabilità. Mamma mia, gomma bianca ragazzi, neanche la Ferrari, porca miseria. Pit stop, perfetto, easy. Carlos Sainz si è preso 5 secondi di penalità. Ma forse non è stata colpa, anche la Tifi, anche Gasly. Ma volete vedere che forse davvero non è stata colpa mia? Non lo so ragazzi, non lo so. Nel dubbio gomma bianca. E a me ste gare così mi emozionano. A me ste gare così mi piacciono troppo, porca miseria. Adesso siamo di... Oh, sorry, non me ne ero accorto. Allora, adesso siamo 19esimi con la Tifi che ha messo le gomme gialle. Volendo si poteva anche fare 11 giri con le gomme gialle, però secondo me sarebbe stato un po' troppo. Questa pista è molto lunga, quindi fa anche molto caldo. Quindi non lo so ragazzi, quindi non lo so. Fatto sta che ci aspetta una gara incredibile. Ho scelto questa opzione anche perché avete visto che ci sono tantissimi rettilinei qua,
Quindi Hertz attivo, zona DRS, quindi cioè nel senso si possono fare tanti sorpassi qua. Infatti se non erro molti piloti nella vita reale qui decidono di prendersi le penalità per mettere i pezzi nuovi. Ci siamo ragazzi, ci siamo, safety car in questo giro, all'inizio del giro successivo la safety car andrà via e inizia la nostra gara, inizia la nostra rimonta. Si parte ragazzi, si parte, bandiera verde, mamma mia, attenzione qua la tipi dietro che prova il sorpasso, io provo ad infilarmi qui. Allora, se... oh ragazzi, sono stato sorpassato dalla tipi, non ci posso credere. Allora, calmi un attimo, perderemo qualcosa secondo me perché noi abbiamo le gomme bianche. E solo per questo motivo secondo me. Occhio la tipi, non frenare qui che io vado al massimo. Allora perderemo qualcosa nei primi giri. Ho provato a riscaldare un po' le gomme, però non ce l'ho fatta. Vediamo se riesco subito a piazzare il sorpasso sulla tipi. Prendo la scia, mi metto qui sull'interno esterno, quello che è. La tipi entra dentro, comunque manteniamo la posizione e riusciamo ragazzi a passare la tipi. Primo sorpasso, ok, no, perché ma GMSM l'ha fatto apposta, cioè se bisogna fare una rimonta bisogna partire ultimi, no? Non bisogna partire diciannovesimi, no, è brutto poi, no? Dobbiamo dire partiamo ultimi, arriviamo primi, non possiamo dire partiamo penultimi, no? Quindi GMSM si è fatto superare di proposito per poi appunto adesso iniziare la rimonta. Allora, perderemo qualcosa nei primi giri, ne sono consapevole, abbiamo anche visto che addirittura nel primo sprint la tipi ne aveva più di noi. Però potremmo secondo me poi beneficiare di tutta questa scelta, di questo progetto diciamo, nella parte finale. Soprattutto perché ragazzi ovviamente tutti quanti si dovranno fermare. Anche la tipi che ha messo le gomme medie, ho visto che si è fermato anche un altro che ha messo le gomme soft o le gomme bianche, non lo so ragazzi, non lo so. Loro secondo me faranno a tutti quanti una doppia sosta, quelli che si sono già fermati insieme a me. Comunque siamo attaccatissimi, se riesco qui ad attivare magari l'ERS, il DRS ancora non c'è. Quando ce l'avremo riusciremo di sicuro a fare più sorpassi, diciamo in maniera veloce, perché devo fare 20 sorpassi ragazzi, uno al giro non va bene. Qui Hertz attivo al massimo, vediamo se riesco a superare Stroll. Mi avvicino, prendo anche un po' tutta quanta la scia. La curva sta arrivando, mi sa che non c'è spazio ragazzi per superare Stroll. Provo un po' ad infilarmi qui, mollo un po'. Stroll, Dio mio, ma sono stato io? Sono stato io ragazzi che ho provato ad infilarmi in una parte dove non mi potevo infilare. Porca vacca Stroll, Dio mio, aggressivo il ragazzo, porca vacca. Ma qui non funziona come nella vita reale, che quando passa Verstappen gli altri si spostano. Sono sincero ragazzi, sono sincero con voi, sto avendo più difficoltà del previsto. Mi aspettavo di bruciarmi di questi qua, attenzione qui, vado un po' largo, ecco comunque a tenere. Mi aspettavo di bruciarmeli questi qui, cioè nel senso, porca miseria, ho capito che le gomme, cavolo, però siamo soft contro bianca, mamma mia, largo GM7 qui, ho poca aderenza in curva e si affaccia anche la tifi, mamma mia ragazzi, sì, è vero che siamo soft contro bianche. Però, cioè, porca miseria, siamo comunque con la Red Bull, porca vacca. Intanto è rientrato Verstappen, attenzione, largo qui, largo Guanyu Zhou, mi sono quasi frenato, cioè, mi sono quasi fermato. Recuperiamo delle posizioni grazie a questo change. Cavolo, forse ce la facevo con le medie, Recuperiamo tante posizioni, ok, quindi comunque la strategia ha funzionato. Recuperiamo un bel po' di posizioni. Siamo decimi in questo momento, poi tutti quanti rientrano Vettel e Hamilton. Questi qui sono i nostri avversari che hanno messo però la gomma media. Ragazzi, cavolo, ci stava anche mettere la gomma media. Però allora attenzione qui, Vettel, mamma mia, largo qui, largo, riesco a tenere in qualche modo. Attivo l'ERS subito, c'è anche DRS attivo. Ersa al mille. Mantengo la posizione su Vettel. Incredibile, ragazzi, incredibile come è cambiata la gara. Attenzione perché Vettel non molla, prova la frenata un po' alla fine. C'è anche Guanyu Zhou, ragazzi, che non sa neanche perché è lì. Attenzione, siamo riusciti a mantenere la posizione su Vettel senza neanche sapere come. Sto facendo tanta fatica, raga, tantissima fatica a guidare con queste gomme. Ho sbagliato. Ah, attenzione. Mi ha fregato la safety car, ragazzi. Mi ha fregato la safety car perché abbiamo fatto 3 giri praticamente stando fermi. L'idea ci stava di mettere le gomme bianche, però, ascoltatemi bene, abbiamo fatto 3 giri a vuoto con la safety car. E quindi praticamente siamo arrivati al quarto giro, che era praticamente il giro dove io avrei dovuto mettere le gomme medie. Il calcolo delle gomme bianche ci stava, però andava fatto se la safety car usciva subito. Attenzione qui comunque ragazzi a Guanyu Zhou, lo devo bruciare in qualche modo, provo a prendere un po' di sci, anche un po' di S attivo. Vediamo un po' perché Hamilton sta volando, sono l'unico con le gomme bianche. Hamilton sta volando, prendo la scia su Guanyu Zhou, siamo molto molto più veloci. Sento che le gomme ragazzi stanno entrando in condizione. Vediamo un po' come si usurano le gialle. Bisogna anche vedere questo, ragazzi. Bisogna anche capire come si usurano le gomme gialle. Perché fa caldo, fa tanto caldo qui.
La pista è molto lunga, quindi vediamo un po' come arriva Hamilton con 7 giri di gomme gialle. Nel frattempo tutti quanti vanno ai box, vediamo, qui non ho attivato l'ERS, l'ho dimenticato. Attenzione qui, ok, sto guidando molto meglio adesso, sento che le gomme sono entrate in condizione. Allora, Sainz ancora non si è fermato, recuperiamo tante posizioni, siamo quarti. La strategia ha funzionato, la strategia era quella giusta, era quella corretta. Abbiamo solo sbagliato le gomme, bisognava mettere le gomme gialle, però gli ho già spiegato il motivo. Peccato perché si poteva anche fare una gara, cioè si poteva recuperare anche di più. Comunque recuperiamo un secondo e uno, cioè abbiamo un secondo e uno di stacco da Vettel, questo è molto molto positivo perché riusciamo a togliere il DRS su questa pista, ragazzi, il DRS è fondamentale. Però Vettel lo recupera subito il DRS, sono 7 decimi, Vettel attaccatissimo con le gomme gialle, potrebbe essere un grande problema questo, ragazzi, un grande problema. Sta gara è praticamente tutta qua di strategia, gomme al 14%, cavolo, io ho le bianche e siamo al 14%, questi con le gialle non possono durare tanto, Dovrebbe sentirsi la differenza, porca miseria. Negli ultimi 2-3 giri dovrei recuperare qualche decimo. Attivo comunque subito qui l'ERS in uscita. Attenzione perché mette la DRS qui. Attenzione, zona DRS questa, no, non credo. DRS, no, ok, 4 decimi, non riesce a prendermi. Via così come un'anguilla. Sta allungando, intanto Sainz va in box e deve scontare anche la penalità. Quindi dovremmo recuperare anche la posizione su Carlos Sainz, in teoria. Attenzione qui, ok, perfetto, rientriamo. Vediamo se riusciamo a recuperare la posizione, la recuperiamo. C'è anche Russell in box, mamma mia ragazzi, Russell era partito 14esimo, incredibile. Adesso perde delle posizioni, però comunque ne ha recuperate tante. Infatti si trova quinto in questo momento e sta rientrando. Comunque ragazzi, siamo secondi, con Hamilton a 2.9. Bisogna stare attenti dietro, stiamo attenti qui, tutto in velocità, col gas a martello. Mamma mia, tutto in velocità. Ers spianato, 7 decimi da Vettel che si mette dietro di noi. Mamma mia, Vettel, incredibile. Ah no, aspetta, quella era Russell, no, ho sbagliato, ragazzi, sto confondendo Russell con Vettel, perdonatemi. Le due McLaren, ok, c'è Vettel che mi ha recuperato abbastanza. Ok, bisogna stare attenti dietro, ragazzi, Hamilton non lo recuperiamo, credo che sia quasi impossibile. A meno che le gomme medie non iniziano a peccare un po' nei giri finali. Mancano ancora 3 giri e mezzo. Attenzione perché Vettel prova ad attaccarmi, ragazzi, qui bisogna difendersi bene. Devo tenermi anche un po' di ERS, magari per il rettilineo, perché lui avrà DRS, quindi sicuramente mi brucia. Stiamo attenti qui. Ovviamente questa è comunque un'ottima posizione. Anche il podio non sarebbe male, signori, anche per come è iniziata e per la posizione anche di Russell. E quindi comunque vada, recuperiamo dei punti. Attenzione, mamma mia, grandissimo rischio di GM7. Sto cercando di spingere il più possibile. Hamilton prende i 3 secondi. Attaccatissimo, ragazzi, attaccatissimo Vettel. Attenzione qui, perché adesso con la zona di RS mi brucia, Con la zona E, c'ho l'ERS completamente scarico. Lo uso così giusto per ridere, ma non ce la faccio, ragazzi, 4 decimi, 3 decimi. Allora, non mi brucia qui, perché qui il rettilineo è abbastanza corto, però qui mi brucia. Qui è zona di RS, io ho tutto l'ERS attivo. Vediamo se riesco a tenere. È difficile, ragazzi, è difficile. Questo tratto lo facciamo molto bene, perché secondo me loro frenano un po'. Invece io lo faccio a mille, forse facendolo a 1000 rischiando anche tanto. Forse è l'unico modo che ho per riuscire a tenere lontano Vettel con il DRS. Mamma mia, ragazzi, ERS completamente scarico, mi è servito tutto per riuscire a mantenere il distacco. Di nuovo attaccato Vettel, riusciamo a fare, largo qui, questa era la curva dove recuperavamo qualcosa. Vettel prova ad infilarsi, però riusciamo comunque a mantenere qualcosa, largo ancora qui, mamma mia, non sto correndo bene. Attivo un po' l'ERS qui, ma è completamente scarico, me lo stavo tenendo per il rettilineo finale. Attenzione qui, vediamo se riusciamo a mantenere la posizione su Vettel. E la manteniamo alla grande la posizione su Vettel. GM7 non molla, nonostante l'errore, che poi errore non è, che ripeto, ci stava come strategia. Però abbiamo fatto, questo è un errore che non andava fatto. Problemi, ragazzi, problemi. Vi consiglio di andare in box. Adesso faccio fatica anche un po' a girare. Non riesco ad uscire. Arriva qualcuno, non riesco ad uscire. È finita, ragazzi. 5 secondi di penalità. È finita. Stavo spingendo tantissimo. Bandiera verde. È finita, ragazzi. Niente. Con questo risultato mi sa che tutto il mondiale è compromesso. Peccato davvero. Ho la macchina completamente sfasciata, ragazzi. Cioè, niente, è inutile. Ci possiamo tranquillamente anche ritirare. C'è anche Wang Yuju dietro.
Ci possiamo ritirare, ragazzi. Ci possiamo ritirare. È inutile correre. Non riuscirei mai a recuperare tutte queste posizioni. Faccio anche fatica a girare perché la macchina è tutta distrutta. Voi non lo vedete, ma ho tutta la macchina rossa. Veniamo superati anche da Wagyu Joe. Non sto spingendo più. Niente, ragazzi, è finita. Raga, è così. È così, ragazzi. Purtroppo va così. Non ci resta che ritirarci dalla sessione. Stavo spingendo, raga. Stavo spingendo tantissimo. Con le gomme bianche non era facile. Non era facile. Le gomme bianche davvero è stata una strategia che ha funzionato. Perché secondo me si poteva anche vincere questa gara, ragazzi. Anzi, l'avremmo vinto. Con la strategia giusta, mettendo le gomme gialle invece di quelle bianche, l'avremmo vinta. L'avremmo vinta. Perché con le gomme bianche abbiamo perso anche tantissimo tempo nei primi giri, ricordate dove appunto Latifi ci ha superato, quindi abbiamo perso tanto lì anche per superare Wagyu Joe, abbiamo perso praticamente 2-3 giri per superare delle pippe, questo perché la gomma bianca doveva entrare in condizione. E davvero, ragazzi, quelle curve fatte alla massima velocità con le gomme bianche ho fatto fatica. Di sicuro ho sbagliato io, però davvero con le gomme soft, ma anche con le gomme gialle, perché le ho provate le gialle delle prove libere, anche con le gomme gialle le riuscivo a fare bene quelle curve. Invece qui con le gomme bianche andavo proprio al limite, andavo proprio al limite per riuscire a mantenere una velocità alta. E ragazzi, purtroppo è andata così. Russell parte dodicesimo e arriva quarto. Si prende 12 punti, Sebastian mette il giro veloce, vince Hamilton. Ok, vince Hamilton. Dov'è Verstappen? Ah, nono. Ok, no, pensavo. Ok, nono Verstappen. Niente, ragazzi, niente. Purtroppo è così. Ragazzi, c'è poco da fare, ma ripeto, non voglio utilizzare flashback. Questa carriera è bella anche per questo motivo qua. Possono succedere queste cose, ci possono stare certi errori. Non è facile, ragazzi, qui è questione di davvero di millesimi di secondo. Basta un errore, basta una frenata fatta male, una curva presa larga e si butta la gara. Come è giusto che sia, perché il bello è anche questo. Voi dovete guardare il video consapevoli del fatto che potrebbe accadere questo da un momento all'altro. Non ci resta, ragazzi, a questo punto che avanzare, perché siamo arrivati al turno 15 in Olanda. In Olanda andiamo particolarmente bene, eh. Mi piace la pista in Olanda. Abbiamo vinto 2 volte su 2 e quindi questa deve essere la gara della vittoria. Peccato ragazzi, peccato, perché ci stava un brutto risultato. In Belgio non abbiamo mai fatto dei grandissimi risultati. 2 quinti posti, se non erro, con la Ferrari e con la Mercedes. Quindi non era la nostra pista. Però peccato, perché si poteva, ragazzi, secondo me, portare a casa un bel podio. E sarebbero stati punti importanti. Invece purtroppo ci troviamo lì a quota 183 con Sebastian Vettel che sta arrivando. Sta arrivando anche Hamilton. Lontanissime invece le Ferrari. Siamo tutti attaccati. Peccato per Russell che ha preso il volo. Però Perez, Verstappen, GM7, Vettel ed Hamilton praticamente sono tutti quanti lì nel giro di 12 punti praticamente. Quindi davvero tanta roba, bellissimo campionato. Peccato per questo ritiro, 20° posto. Sì, 20° posto, peccato. Gli errori iniziano a essere tanti per GM7. 17° posto in Spagna, 15° posto a Monte Carlo e poi 20° posto in Belgio. Non ci siamo. Adesso, ragazzi, gara in Olanda. In Olanda bisogna vincere, in Olanda bisogna fare bene. Abbiamo vinto entrambe le gare l'anno scorso e 2 anni fa. Quindi ci sono tutti i presupposti per fare una grande gara anche qui. Vediamo, ragazzi, vediamo. Il mondiale non è finito. Ci sono ancora tanti punti di distacco, questo è vero. Però comunque nella seconda parte di stagione, come dico sempre io, ci sono dei circuiti molto molto semplici per me. E a parte Singapore, poi tutti gli altri si possono portare a casa. Quindi ovviamente non li vinceremo tutti. Però già fare un secondo, un terzo, un quarto, un secondo, quindi essere costanti, potrebbe essere la chiave giusta per rimontare. Come sempre, signori, qui utilizzo i punti per migliorare la vettura. Ci troviamo in questo momento anche al 4° posto, quindi la Ferrari è sopra di noi con la Mercedes e la McLaren che vanno forte. C'è anche la Haas addirittura quasi al pari con la Red Bull. Signori, io vi saluto e vi ringrazio. Purtroppo questo video non è andato come dovevo andare. È stata una gara veramente strana, una gara che praticamente fin dal primo giro è completamente cambiata. Ci stava la strategia come vi ho spiegato prima, però purtroppo non ha funzionato come doveva funzionare. Peccato, perché l'idea ci stava ed era giusta. Io vi saluto e vi ringrazio. Qui da GM7 è tutto, ci vediamo domani ore 14:30 in Olanda, in una gara, ragazzi, che dobbiamo assolutamente portare a casa. Un saluto, alla prossima, bella!